Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Sinistra Italiana a sostegno del candidato sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Presente, oltre al candidato sindaco di Taranto, anche l'assessore regionale all'ambiente, Anna Grazia Maraschio, e il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Maurizio Baccaro. Sì, noi siamo stati molto contenti sin dal primo momento della partecipazione alla coalizione di Sinistra Italiana. Devo dire che a vario titolo già sia gli esponenti, insomma, come Dante Capriulo, che avevano fatto parte dell'amministrazione comunale, sia il gruppo di Sinistra Italiana a Taranto, era stato un motore di buone pratiche, di proposte importanti che erano diventati già azioni amministrative nel nostro piano di transizione giusta, no? Collegato al regolamento europeo. In particolare oggi poi siamo onorati di accogliere, insomma, e riannodare un po' il filo del discorso politico anche con la assessore Maraschio, col quale in questi anni abbiamo lavorato alla definizione del piano delle coste, insomma, alle osservazioni al piano regionale per i rifiuti. Lei è stata protagonista, insomma, del nostro progetto sulla raccolta differenziata, molto, molto anche coraggioso negli anni di Covid. Dobbiamo in qualche maniera revisionarlo, ma è l'unica strada possibile per una comunità come Taranto. Con l'assessore abbiamo lavorato ovviamente ad altri dossier importanti come quello della decarbonizzazione piuttosto che del parco regionale del Mar Piccolo, e non ultimo, devo dire, con lei abbiamo condiviso con grande entusiasmo questa nuova stagione di riforestazione intorno alla cintura urbana di Taranto, che ci ha portato a essere, secondo le statistiche di Legambiente, il capoluogo pugliese, insomma, più verde. Ecco, quindi è un percorso molto solido, molto concreto, che ha al suo interno valori, obiettivi che erano propri della programmazione di Sinistra Italiana. Quindi oggi in qualche maniera chiudiamo il cerchio del lavoro di questi anni ed è un momento, oltre che per festeggiare, dare l'in bocca al lupo ai candidati che poi hanno aderito a Taranto Crea, alla lista civica del sindaco, insomma, ma è un momento per fare una riflessione sul lavoro di questi anni e spingere avanti la programmazione. Dalla firma del Green City Accord europeo dell'anno scorso, Taranto non vuole più tornare indietro, insomma, sulla strada della transizione ecologica. E so che oggi l'assessore ci darà in qualche maniera l'orientamento per il lavoro dei prossimi mesi. Beh, innanzitutto è un piacere stare qui a Taranto con quello che è il sindaco, perché i cittadini rivoteranno il sindaco Melucci, perché l'interruzione forzata messa in atto, insomma, da un drappello di consiglieri che alle spalle della città, senza neppure avere il coraggio di affrontare le questioni dentro la massima assise del Consiglio Comunale, hanno voluto mandare a casa, si accorgeranno che hanno fatto un grande errore e quindi il sindaco Rinaldo Melucci tornerà ad occupare la poltrona che i cittadini gli hanno assegnato per governare. Quindi è un piacere stare qui a sostenerlo. Sinistra Italiana, all'interno della lista Taranto Crea, con i suoi candidati, insomma, farà un lavoro importante anche nel merito delle questioni. E Taranto ha squadernato lì la vicenda Ilva, la questione ambientale, tutta una serie di questioni per le quali Rinaldo si stava occupando e che pian piano avevano riportato su il nome e l'interesse della città, non soltanto per le vicende dell'inquinamento, ma anche per la rivoluzione che si stava facendo all'interno del centro storico e che riprenderà con un percorso che darà un nuovo futuro a questa città, perché i cittadini lo hanno fortemente voluto e lo dimostreranno ancora una volta. Sì, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato, forse non abbiamo mai lasciato, per cui il sindaco Melucci dovrà continuare un lavoro importantissimo, avendo accanto uomini e donne di Sinistra Italiana, anche sono qui anche a sostegno di della presenza di Sinistra Italiana nella lista a sostegno del sindaco Melucci. Tanti lavori importanti e in questi anni abbiamo creato davvero quella che viene chiamata sinergia, ma è una comunicazione costante per ridare a Taranto la centralità che merita nella Puglia e in Italia, perché Taranto riteniamo che sia tra le città più belle di Puglia e d'Italia. È una città ricca di storia, ricca di bellezze architettoniche diciamo arricchita dal mare, anzi da due mari, che hanno delle peculiarità da un punto di vista anche della biodiversità incredibili. Abbiamo il parco del Mar Piccolo, dobbiamo riprendere tanti progetti che sono stati portati avanti in questi anni e che daranno slancio, vigore a Taranto. La presenza di candidati di sinistra credo che possano essere un valore, una forza in più, una presenza accanto al sindaco per portare avanti i temi che sono a noi molto cari, quello della riqualificazione, della qualificazione ambientale,
della forestazione di Taranto, più verde, ma più verde curato, più verde che darà, quindi continua, diciamo, abbiamo i risultati di Legambiente che ci hanno reso felici immaginare Taranto sia tra le città di Puglia più verdi. Questo deve essere e questo noi porteremo avanti insieme con il sindaco Melucci, al quale faremo un grosso in bocca al lupo, ma soprattutto continueremo a sostenerlo fino al 13 giugno e anche dopo, ovviamente.